Che cos'è la guarnizione di battuta per gli infissi in alluminio? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973 e da così tanti anni ci occupiamo di infissi in alluminio per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Per rispondere a questa domanda ho qui con me un pezzo di un serramento in alluminio. E qui abbiamo un serramento battente dove appunto è necessaria una guarnizione di battuta per garantire le tenute al caldo, al freddo, al rumore e soprattutto all'acqua. Questo è il telaio fisso e quello sopra è il telaio apribile, l'antapribile. Nell'antapribile è installata questa guarnizione qua, che è cosiddetta guarnizione di battuta, perché va a battere tra antapribile e telaio fisso. Di queste guarnizioni ne esistono diversi tipi. Le migliori sono quelle in EPDM perché è un materiale indistruttibile. Sono purtroppo nere perché l'EPDM è un materiale che c'è solamente di quel colore e quindi è una critica che spesso viene fatta alla guarnizione di battuta. In realtà io scherzando dico sempre, ma scusa, se io ho 300.000 euro per comprarmi una Ferrari e in una Ferrari le guarnizioni degli sportelli ci sono 4-5 metri, 10 euro di materiale, perché non sono rosse e sono nere anche se prendo la Ferrari rossa? Perché anche la Ferrari sa che una guarnizione in plastica, in materiale mare siliconico colorata, è una guarnizione che dura poco, che si ritira nel tempo, diventerà brutta perché poi si sporca e quindi entra nell'acqua dello sportello. Nella Ferrari e né chi fa infissi fatti come si deve, a piacere che avvenga questa cosa. Queste e tantissime altre cose importanti sono da scegliere quando si scelgono gli infissi in alluminio. Quando si scelgono gli infissi si fanno 2, 3, 4 preventivi e spesso succede che non ci si capisce più niente. Serve un parere disinteressato di un professionista che fino a ieri non c'era. Oggi puoi chiedere la tua consulenza con il sistema Bisacchi andando su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ti aiuterò a capire quale sarà il preventivo giusto, il tipo di infisso giusto e la posa in opera corretta. Ciao e al prossimo video!